Malore per Pippo Franco. L'attore, 81 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver avuto probabilmente un TIA, un attacco ischemico transitorio, che si sta tuttavia risolvendo. Le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni. Pippo Franco, pseudonimo di Francesco Pippo, ricoverato dalla notte scorsa al Gemelli, è nato a Roma il 2 settembre 1940. Attore, cantante, comico e conduttore televisivo, è stato per anni tra i volti più popolari di TV, cinema e cabaret. Ha fatto parte della storica compagnia di varietà Il Bagaglino, presentandone tutti gli spettacoli televisivi e teatrali. Ha tre figli, Simone, Gabriele, che nel 2019 partecipò con la compagna a Temptation Island, e Tommaso, il primo nato dal matrimonio con l'attrice Laura Troskel, morta nel 2016 a seguito di una malattia, gli ultimi due avuti dall'attuale moglie Piera Bassino. È balzato alle cronache lo scorso novembre, quando a Roma i carabinieri del NAS sequestrarono 9 green pass falsi, tra cui il suo. L'estate scorsa, invece, si candidò alle amministrative della capitale nella lista civica in appoggio al candidato del centrodestra Enrico Michetti. Il capocomico del Bagaglino si è però fermato a sole 81 preferenze.